scalciano. Dio, boh, tipo supermercato questo posto. Oh. Le protezioni, prima di tutto, ragazzi. Stivale, issa. Zotti, ve li ricordate questi? Insomma, continuo a usarli quando faccio il duro, però faccio solo esperimenti più lunghi. Tappano le orecchie. Questo in grazia di Dio. Questa è un navigatore, è Osman. E, insomma, mi sono fatto dare una traccia, la stiamo seguendo. E ho sempre parlato bene di queste gomme, di queste Atlas Capra X. Se io devo trovare proprio un difetto, ma non credo sia difetto solo di questo, delle Atlas, è che a velocità sostenuta, ecco, già che qua io mi sento come su un trabattello. In più, se a 120, eccolo là, aiuto! Federico, ma dove minchia stiamo andando? Ve lo dico io dove stiamo andando. Monte, cazzo, mi sono dimenticato. Sole, faccia a me, sono qui, riscaldami con i tuoi raggi ultravioletti. Dire che la traccia forse inizia anche da qui. Ragazzi, ma che figate imbarazzante sono le pozzangherone. Io con sti cazzo di bastoni selfie non sono proprio fortunato. Ne ho perso un altro. Venuti nel meraviglioso comune di Laurito. Salve signora, molto lieto, io sono Federico, bar degli sportivi ovviamente, la chiesa. Salve signora, manco m'ha cagato. La vera traccia inizia da qua. Monte Gelbison o Monte Sacro, in un'attendibile interpretazione la parola Gelbison significherebbe Monte dell'Idolo. Wow. Andiamo Federico, mi piacciono queste scoperte religiose. Ma mi sta grattugiando tutto quello che si può grattugiare sto cazzo di coso, e maledetto io quando l'ho messo. Protezione qui è Enduristan, quando metterò le valigie. Solo che mi sono dimenticato di tagliare il pezzo di ferro. Ma amico mio, ma stiamo scherzando? Facciamo così. Insomma, grazie. Minchia. Allora, minchia, ma è difficile qua, ragazzi. Vaffanculo a tutti qua. Ok, ngulo. Perché devo scendere qua? Come cazzo fa ad essere questo? Sono dal Baccaro. Vediamo di fare manovra. No, Federico, all'altra parte devi girare. Allora, tu ti metti qua, bella punta, bello pizzuto. E tac, siamo fuori, mia cara. Grazie Andre, grazie quarta piena. Sei veramente un mito. Ah, dobbiamo fare una piccola deviazione. Dovrei ricongiungere nella parte dove c'erano le vacche, che non potevo assolutamente fare. Questa invece si può fare. Cambiando marcia si può fare. Come saprete, ho preso questo Hurricane dell'Enduristan, no? Molto bello, ottime finiture, ben costruito e tutto. E l'unica cosa che ho sentito sabato del mototurismo italiano, e mi ha detto che come tutti i capi o abbigliamento tecnico di un certo livello bisogna saperlo usare. In questo caso bisogna saperlo regolare con tutte le cinghie di regolazione. Quindi insomma, io credo di averlo regolato alla Katsum, come si può vedere. Dio, pozzanghere, fango, pietre. Ma già qua. Dai gas, Fede! Dai gas! Tra un po' devo fare una pausa!
ragazzi, vi rendete conto? E io sono fermo qui e guardate lì chi c'è che mi aspetta. Un cane di Mannara e le sue mucche. Sta lì da 10 minuti, io mi devo cambiare. Che meraviglia qua, che meraviglia. Stelle belle, ripartiamo. E apriamo cancello allora. Ah, perché questa, oh, è automatizzato. Chiudi cancello. Salve, scusi il disturbo. Oh. Dai grip, Stella. Cazzo c'entra questo cartello adesso? State, 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 non vi muovete, non ti disturbo. Oh, meno male che qui c'è stato un po' di sole. Almeno ha asciugato il terreno. Che bello seguire le indicazioni e non andare alla cazzo di cane come faccio sempre. Bella, questa è molto bella. Sterrata al punto giusto. Ah, ma c'è la curva qua. Uscita di curva. Ehi! Scusate, scusate, non sono con la mucca, sono con la gazzella. Perdonatemi, non pisciate, non cagate in questo momento. No, bravo, ma mettiti così, bello, di traverso. Niente, ragazzi, ho dovuto togliere pure questo gilet che stavo squagliando. Stavo veramente squagliando, anche se siamo a quasi 1000 metri di altezza. Non ce la faccio, anche perché poi se vado via tutto sudato, altro che Covid. While you're on the open sea, cannot take this anymore. Il cazzo di videomaker, si stanno facendo le 4 del mattino. Federico, ti devi muovere. Ok, cioè, a me piace andare in moto, forse così un po' meno, però ogni tanto veramente mi scassa il cazzo fare tutte ste cazzo di riprese, fermarmi, cambiare batteria. Cioè, è vero che ho anche gli iscritti più belli del mondo. Momento Marchetta, come direbbe Antonio. Grazie ragazzi, no, ma non mi dovete ringraziare per questo spettacolo. Ah, io lo faccio a prescindere dai vostri ringraziamenti. Mi dispiace è che, porca la paletta, ho perso il bastone selfie, il secondo, e quindi non posso fare altri tipi di riprese. Scusate, mi farò perdonare. Va bene. Quindi, addio frizione allo sguardo. Vi voglio bene. Ci aggiorniamo. Grazie, Domenica. Scusa se proprio sul più bello non andava. No, io. No, forse ultimamente cercavo di andar su e forse è partita lì. Che dite, posso partecipare al prossimo Rally d'Italia? Alla Dakar, insomma, ci penseremo. Anche perché servono tanti soldi, quindi se qualcuno è ricco e mi vuole fare da sponsor, ben venga. E mi voglia comprare anche un Insta 360 nuova. Madonna ragazzi, ma che figata è! Comunque, Madonna, se avete capito chi mi ha passato la traccia. Luigione Merola, colui che mi ha salvato quando ero rimasto impantanato con il GS. Ma grazie Luigino, grazie. Dove siamo qua? C'è da cartolina. Per Sena Italia, va bene, faremo pure questo sacrificio. Strana. Che tu, insomma, ti ammazzi la vita per fare video della Madonna.
e YouTube non se ne incula. Fai un video di merda dove provi un cazzo di microfono con una mezza figa e boom, ti esplode il video. Io, YouTube, è peggio delle donne, io non lo capisco proprio. Finita la traccia, poi si è fatta una certa e io devo tornare subito a casa che devo andare a lavorare. Dai, buttana da terra, minchia.